perché facciamo ogni sabato purificazione, perché ogni sabato imploriamo la misericordia di Dio, imploriamo questo scosticamento dell'uomo vecchio che è dentro di noi, perché siamo troppo impregnati di iniquità. Non parliamo delle grandi iniquità, ma delle iniquità che chiamiamo piccole, l'iniquità della mente contorta, del cuore ribelle, dei sensi inclinati al male. Ecco perché dobbiamo sempre insistere nella purificazione per presentarci davanti a Dio. Egli vede macchie negli angeli, vede macchie nel sole. Lui esige una grande purezza per noi, perché ci vuol bene. E il testo che mi veniva salendo l'altare è questo del profeta Geremia, capitolo 6, alla fine, dove il Signore dice: io ti ho posto come saggiatore tra il mio popolo, perché tu conoscessi e saggiassi la loro condotta. Essi sono ribelli, spargono calunnie. Tutti sono corrotti, il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco, invano si vuole raffinarlo, ad ogni costo le scorie non si separano. Ecco, le scorie non si separano, ecco perché bisogna soffiare nel fuoco. Bisogna rinnovare continuamente la purificazione attraverso l'acqua lustrale, che è l'acqua che porta il fuoco dello Spirito, perché le scorie si separino, perché si è ripulito l'interno della pentola, come dice altrove il profeta. Siamo tutti così. Non si esclude nessuno, cominciando dal sacerdote fino all'ultimo presente, perché siamo inclinati al male, accumuliamo menzogne su menzogne, calunnie su calunnie, sentimenti cattivi su sentimenti cattivi. Ecco perché questo accumulo di ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, queste sedimentazioni producono delle scorie che aderiscono al fondo e aderiscono alle pareti del nostro cuore e difficilmente si separano. Per questo chiediamo al Signore continuamente, attraverso la purificazione, la separazione delle scorie, perché risplende l'argento di Dio dentro di noi, perché l'oro della carità possa risplendere, perché il nostro cuore sia mondato. Chiediamo con umiltà al Signore di purificarci, purificarci ogni giorno di più, perché ogni giorno di più accumuliamo sentimenti ostili, menzogne dentro di noi, non verità dentro di noi, non amore dentro di noi, violenza, asprezza, giudizi cattivi, parole cattive, azioni cattive, sono tutte cose che lasciano il loro sedimento in noi. Ecco perché chiediamo al Signore questa purificazione profonda,
chiediamola questa mattina per intercessione di Maria Santissima e anche del carissimo medico San Luca, di cui celebriamo la festa, di colui che penetrò più profondamente nel cuore di Cristo, colui che descrive il cuore di Cristo più che gli altri evangelisti, colui che contattò Maria per riguardo ai primi capitoli che dovevano formare il suo Vangelo, la vita dell'infanzia di Gesù, diligente ricercatore della verità, colui che ci descrisse tutta l'attività dello Spirito Santo negli Atti degli Apostoli. Per l'intercessione di San Luca chiediamo perciò questa purificazione della nostra coscienza, delle opere della carne e dei difetti dello spirito. O Dio, eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna, benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione. In questo giorno a te consacrato, rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, purifichiamo quest'acqua. Benedici, Signore, questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, o Signore, con l'issopo e sarò purificato. Lavami e sarò più bianco dalla neve. E dice il Signore: su di voi verserò dell'acqua pura e sarete purificati da ogni vostra colpa, e vi darò un cuore nuovo, dice il Signore. Diceva loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi gli operai per la sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo.
celebriamo la festa di San Luca, medico carissimo, scrittore forbitissimo, che dipinge così a meraviglia il volto del Signore, penetrando nel cuore di Cristo ed esprimendono a vivi colori i sentimenti. Colui che si associa a Paolo nella predicazione, condividendo i disagi dei lunghi viaggi e rimanendo con lui nella prigionia. Colui che descrive il progresso del mistico corpo di Cristo, la Chiesa, descrivendone così le fasi di crescita e mettendo in luce l'amore delle prime cristianità che si formarono ad opera degli Apostoli. Un grande scrittore che apprese da Maria Nostra Madre i primordi della vita di Cristo Signore. Siamo grati a Lui per tutte le notizie che ci ha fornito con animo gentile, con penna veloce, con animo in cui rifulgono i sentimenti della misericordia, dell'amore e della pace. È Lui che ci ha abbozzato il volto del Signore, è Lui che ci ha abbozzato la crescita del corpo del Signore. Nei due meravigliosi scritti, il Vangelo e gli Atti. Nel Vangelo egli dipinge il volto del Signore, il volto del capo. Negli Atti egli dipinge il corpo del Signore, nella sua crescita, nella sua articolazione. Tutta la Chiesa è grata a Lui. Paolo Apostolo lo aveva carissimo. E il Vangelo di cui parla Paolo è il Vangelo di Luca, perché è Luca che meglio esprime a Paolo il Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Ma è anche Luca che trae da Paolo la forza, la convinzione per penetrare nel mistero cristiano e annunziare la salvezza, il mistero universale della salvezza. Gettiamo uno sguardo su questi due dipinti che ci lascia Luca. Il primo dipinto è nel Vangelo, il volto del Signore. Luca penetra nel volto interiore di Cristo, coglie i sentimenti del cuore di Cristo e ci dà il ritratto più bello di Cristo. Cristo, amante dei poveri, dei miseri, degli ultimi. Cristo che manda gli apostoli ad evangelizzare, a predicare, raccomandando di essere poveri, senza denaro, con una sola tunica,
raccomandando di avere cura degli infermi e di portare dovunque la pace. Il volto di Gesù nella penna di Marco è il volto di Cristo che ha compassione della folla, il volto di Cristo che si commuove di fronte ai bisogni della gente, che lacrima, che si ferma, che consola, che difende dagli strali maligni Maddalena che è sui piedi, di Cristo che consola Pietro dopo il tradimento. È il volto meraviglioso di Cristo che rifulge nel quadro dipinto da Luca, e noi ringraziamo il Signore per questo grande evangelista, ma vogliamo così innamorarci di Cristo, penetrare nel cuore di Cristo, prendere dal cuore di Cristo la compassione, l'amore, innamorarci di Cristo. Come fu lui innamorato, così anche dobbiamo essere noi innamorati di Cristo. Se noi non amiamo Cristo fino all'innamoramento, non comprenderemo nulla di Cristo Signore. Lo diceva bene Agostino, da amantem et sentit quod dico, dammi un uomo che ami e comprenderà quanto io ti dico di Cristo. Tante volte noi non comprendiamo il Signore e ci rivoltiamo verso di Lui perché non ne comprendiamo il cuore. E mancanze di amore. Chiediamo al Signore di amare profondamente colui che il Padre ci ha inviato, di innamorarci di Lui, e allora comprenderemo tanto, tanto di Gesù. Scenderemo nel suo mistero, ci uniremo a Lui, ci trasformeremo in Lui, annunciatori di pace. Ci trasformeremo in Lui, medici di corpi e di anime. Ci trasformeremo in Lui compassionevole verso tutti. Saremo un po' come Lui, Cristo Signore, discepoli come il Maestro. Nell'altro dipinto, il dipinto degli Atti, c'è il corpo del Signore che cresce. Cresce conforme al capo, però deve lottare contro le forze del male che impediscono la crescita armoniosa del corpo di Cristo. Gli Atti degli Apostoli sono il Vangelo dello Spirito Santo, perché viene messo in risalto l'opera dello Spirito, quello Spirito che formò nel grembo di Maria, come dice Luca, Gesù, il corpo di Gesù, quello Spirito che aleggiò su Gesù nel giorno della immersione nel Giordano e battesimo, quello Spirito che lo unse e che lo portò a Nazareth ad annunziare il Vangelo del Regno, quello Spirito cioè che formò Gesù, che accompagnò Gesù
fino al Calvario, quello spirito è in azione. E una volta che Cristo è asceso al cielo, secondo le promesse colte dalla bocca di Cristo, quello spirito scende sulla Chiesa che nasce. Avrete forza dall'alto, riceverete l'adempimento della promessa, lo Spirito Santo, e mi sarete testimoni in Gerusalemme fino ai confini del mondo. E quello Spirito scende sulla Chiesa, fonda la Chiesa, quello Spirito forma la prima comunità dei credenti. In due particolari Luca ci tratteggia la prima cristianità, capitolo 2, capitolo 4. Erano un cuor solo e un'anima sola. Erano assidui alla preghiera, sottomessi agli apostoli che annunziavano il Vangelo. Spezzavano il pane ogni giorno, erano in comunione fraterna tra di loro e tutta la gente li ammirava, gioiva, perché una grande gioia era nella Chiesa che si diffondeva ed estava l'ammirazione degli altri. Tutti avevano in comune ogni cosa. Prendevano i pasti in comune, pregavano insieme, nessuno si separava dall'altro, erano uniti e assidui alla preghiera sotto lo sguardo degli apostoli. Ancora non erano venute le divisioni che sarebbero avvenute dopo e che ritroviamo nelle chiese descritte da Paolo, ma la prima cristianità resta sempre il modello inarrivabile, è il corpo di Cristo che cresce armonioso. La Chiesa cresceva, fortificata dallo Spirito Santo. Ecco l'immagine bella che ci dà Luca, come del volto di Cristo, del capo, così del corpo di Cristo. Ad opera dello Spirito Santo è una narrazione idilliaca che ben presto urterà contro la realtà terrena, che cercherà di svisare il volto del Signore e di scompaginare il corpo del Signore. Luca ci descrive le persecuzioni contro Paolo, le difficoltà che attraversa la Chiesa dopo il Concilio di Gerusalemme, tutte le peripezie di Paolo e del lui compagno nel viaggio, nel grande viaggio che porterà a Roma. È patetico, Luca, quando ci descrive lo stato di Paolo in prigionia. Tutti mi hanno abbandonato, tutti. E tanti mi sono stati di fastidio. L'apostolo che aveva sostenuto tutti e adesso è abbandonato da tutti nel momento cruciale del tribunale, come Cristo, perché il ministro deve rassomigliare al maestro, come tutti abbandonarono Cristo, i suoi discepoli, così tutti.
chi va a destra, chi va a sinistra, chi lo tradisce. Ma egli non si stanca, pur nella prigionia, di compiere fino all'ultimo il suo dovere. Ecco, ci dice che i crescenti andati in Galazia, Dema mi ha abbandonato, Tito è in Dalmazia, soltanto Luca è con me, raccomanda di prendere San Marco e di portarlo con te nella predicazione, scrivendo a Timoteo. Si preoccupa di mandare Tichico ad Efeso e prega di riportargli il mantello che ha dimenticato nella casa di Carpo e le pergamene. C'è un grande nemico, Alessandro, il ramaio, che gli ha procurato molti mali, molti fastidi. Egli gli ha procurato grandi mali, facendo il delatore. E raccomanda a Timoteo di guardarsi, perché è stato un accanito avversario nel mio ministero. Ecco, fratelli e sorelle, sono le condizioni umane in cui tutti siamo chiamati a lavorare, ma non per questo Paolo si abbatte. Dice il Signore, però, mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché per mio mezzo si compia la proclamazione del messaggio e perché tutti possano convertirsi, tutte le genti. Ecco, il pensiero di Paolo è alla conversione, al completamento del corpo del Signore. Ma questo completamento del corpo del Signore passa attraverso le sue sofferenze personali, come attraverso il sacrificio di Cristo passa la redenzione, come per Paolo, così anche per noi. Il cristiano è chiamato a soffrire, se vuole essere fedeli a Cristo, se vuole portare il messaggio autentico di Cristo. Il cristiano avrà un Alessandro che gli procurerà molti mali. Il cristiano avrà coloro che lo abbandonano e avrà coloro che lo lasceranno solo. Ma non per questo il cristiano deve cessare dall'essere di Cristo e dal predicare Cristo, testimoniare Cristo. Ecco, ho abbozzato, secondo il Vangelo e secondo la lettura degli Atti, quello che ha scritto questo grande pittore Luca, che ha dipinto il capo e ha dipinto il corpo di quel Dio che si è fatto uomo e ha radunato tutti in un'unica umanità, la comunità dei redenti. Noi apparteniamo al corpo di Cristo, ma dobbiamo guardare al capo per dipingere dentro di noi, a caratteri indelebili, il volto del Signore, la somiglianza del Signore. E chiediamo questa mattina
di rassomigliare a Cristo. Rassomigliare a Cristo che ha compassione, soprattutto per i poveri, per i sofferenti. Rassomigliare a Cristo che predica, predica incessantemente il Vangelo. Rassomigliare a Cristo che porta la pace e raccomanda gli apostoli a portare la pace. O Signore Gesù, questa mattina nella festa di Luca noi vogliamo contemplare il tuo volto meraviglioso e vogliamo dipingerlo con il pennello dello Spirito Santo dentro di noi. Vogliamo che i tuoi sentimenti siano profondamente scolpiti, dipinti nel fondo del nostro cuore, e vogliamo essere il tuo corpo paziente, vogliamo essere anche la tua bocca che annuncia la verità, che proclama il Vangelo, vogliamo essere le tue braccia che hanno cura dei poveri e dei sofferenti, vogliamo essere i portatori della pace, i portatori del lieto messaggio. Amen. Ridate a me, sarete salvi. Sono venuto dal Padre per tergere le vostre ferite, per guarire le vostre piaghe, per salvarvi. Alzate il grido a me nello Spirito che vi ho donato. Fate che Lui con gemiti nella gamba e grida al Padre per la vostra salvezza. Ancora un poco e la mia luce brillerà su di voi, perché io sono il Salvatore, perché io sono il portatore della luce e della pace. Ancora un poco e vedrete la salvezza del Signore. Gloria a Dio, Signore. E con questo, fratelli e sorelle, preghiamo il Signore che è qui, perché dia grazie di guarigione spirituale, psicologica e fisica a tutti noi qui presenti, ai nostri cari che presentiamo al Signore e a tutti quelli per i quali noi preghiamo. Ecco, non troviamo qui in mezzo a noi Natale, che sembra in giro e all'ospedale sta facendo degli esami per accertamenti, ha bisogno della mano del Signore per essere guarito dalle sue infermità. E noi questa mattina vogliamo supplicare il buon Dio
perché questi esami siano soddisfacenti e perché in ogni caso la sua mano di guarigione sia su di lui. Per questo, Signore, noi ti supplichiamo. Ti supplichiamo, Signore, per tutti i presenti che soffrono. Soprattutto ti preghiamo per i tumorati, ce ne sono tanti. Signore, il nemico ha fatto esplodere dei mali con le bombe atomiche. Altre bombe sono esplose, frammenti di bombe che si sono inoculati attraverso gli anni negli organismi degli uomini e si manifestano attraverso l'inquinamento atmosferico in tanti tumori. Signore, ti preghiamo, abbi pietà di noi, abbi pietà di tutti i tumorati, dei grandi e dei piccoli, e salvaci, Signore, dai mali che noi stessi ci siamo procurati. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti chiediamo, Signore, di guardare nelle nostre famiglie. Le famiglie nostre sono disagiate, disagiate moralmente, disagiate spiritualmente, disagiate fisicamente, materialmente. Non c'è una famiglia che si salvi. Chi per un verso e chi per un altro soffre nella propria famiglia ed ha motivo di lamentarsi con te, perché la famiglia è toccata da te. Signore mio Dio, Signore nostro Gesù Cristo, visita le nostre famiglie, riporta la salute nelle nostre famiglie, riporta la pace nelle nostre famiglie, riporta la concordia nelle nostre famiglie, riporta la provvidenza di Dio nelle nostre famiglie, riporta la concordia tra i parenti e gli amici. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso, Signore, ti presentiamo tutti i nostri cari che da vicino o da lontano si rivolgono a questa comunità terapeutica del sabato. Tu hai detto: pregate gli uni per gli altri per essere guariti. E noi ti presentiamo, Signore, tutti questi cari fratelli che attraverso queste piccole carte deposte nei cestini o attraverso lettere e telefono hanno deposto ai tuoi piedi le loro angosce. O Signore Gesù, che hai il cuore grande, che hai il cuore aperto ai miseri e ai sofferenti, questa mattina, per intercessione di San Luca, per intercessione della tua Madre Santissima, da tutti grazie di guarigione, di liberazione, di consolazione. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, ti preghiamo in questo momento per tutti i terremotati che soffrono, e mentre ti chiediamo per quelli che sono morti di essere ammessi presto o immediatamente alla luce del tuo regno, ti preghiamo per quelli che soffrono nelle baracche, per tutti i disagiati che non trovano riposo e aiuto. Ti chiediamo la grazia della rassegnazione, dell'accettazione dei loro disagi,
e gradisci, o Signore, le loro sofferenze per la salvezza nostra, perché se essi soffrono, soffrono per loro, ma anche per noi. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso, fratelli e sorelle, diciamo che il Signore ha compassione. E anche questa mattina il Signore tocca. Ha toccato il seno sinistro di una donna che guarisce al tocco del Signore. Il Signore tocca l'intestino di un uomo. È molto preoccupato quest'uomo. Avrà piccoli lesioni eliminabili, ma tu lo salverai, oh Signore, perché tu hai deciso di liberarlo e di guarirlo. È per questo che noi ti ringraziamo. Il Signore guarisce le mani di una donna che sono infette e screpolate, ed è per questo che noi ti ringraziamo. C'è un ragazzo in mezzo a noi affetto da AIDS, fa le cure prescritte e il Signore ti guarirà. Signore, ci sono due ammalati di cancro, uno all'intestino e l'altro al petto. Signore, tu vuoi fermare questo male e tu lo fermerai sia nell'uno che nell'altro caso. Fa che, sottoponendosi alle cure dovute, tutto si risolvi al più presto. Tu comandi a questo male sia nell'uno e nell'altro caso di fermarsi, e poi farai indietreggiare questo male. Ed è per questo che noi ti ringraziamo. Grazie, Signore Gesù. Tanti dolori, uno alla testa, tremendo, due alla schiena e due o tre al collo. Il Signore all'istante guarisce. Ginocchia vacillante, e un ginocchio che non si poteva ben articolare, vengono toccate dal Signore. Benediciamo il Signore che guarisce tutte le nostre malattie. E adesso ascoltiamo una breve testimonianza e poi proseguiamo nella celebrazione della Santa Messa. Pace e bene a tutti. Cari fratelli e sorelle, come voi già sapete, il 28 giugno mia moglie ha testimoniato al posto mio le meraviglie che il Signore ha fatto su di me riguardo al nodulo che avevo alla gola. Oggi sono io che ringrazio il Signore con la mia voce per dirvi che il 19 settembre ho fatto l'ecografia e l'oncologo mi ha detto: lei è guarito. In quel momento dentro di me ho provato una forte emozione e dissi: grazie Gesù per questa tua parola. Adesso sono qua per ringraziarti per le cose belle che hai fatto nella mia vita. Ti lodo e ti benedico con tutto il cuore e con tutta la mia anima. Grazie Gesù, che tu sia benedetto ora e per sempre. Lode e gloria a te, oh Signore Gesù. Amen.
Qui ci sono i documenti che attestano quello che il fratello ha detto, i documenti di tutti gli esami che ha fatto, prima e dopo. Amen. Ecco, ringraziamo il Signore e facciamo un canto di ringraziamento a Lui per tutto ciò che compie in mezzo a noi. Gioiamo nel Signore e ringraziamolo sempre. Ecco, un canto e poi si snode la processione offertoriale. Cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, alziamo le mani in alto e invochiamo il Padre da cui discende ogni bene, da cui discende la fede, l'amore e il perdono, senza di cui non possiamo salvarci. Chiediamo al Signore il dono della fede, il dono dell'amore, il dono del perdono che soltanto Lui può dare, e senza questi doni non c'è salvezza. Sì, o Padre del Cielo, venga il tuo regno in mezzo a noi, si compia la tua volontà in mezzo a noi,
e dacci quanto ti chiediamo. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Liberaci dalle nostre illusioni, dei nostri arroccamenti, dalle nostre convinzioni che non rispondono alla verità che sei tu. Liberaci dalle nostre illusioni. Liberaci, oh Signore, dei nostri turbamenti. Liberaci dalle radici del peccato che annebbiano la mente, ottundono il cuore. Liberaci dagli influssi di molti demoni che ci circuiscono e ci danno false luci. Liberaci, oh Signore, da tutto ciò che è male, che è tenebra, che astio, che rancore. Collocaci nella tua pace e nella tua luce e fa che si radichi in noi il regno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza, la gloria dei secoli. Signore, fa che noi travalichiamo le barriere che noi stessi ci poniamo all'unione con gli altri. Signore, liberaci da tutte le barriere, fa che ci uniamo gli uni agli altri nell'amore. Soltanto tu puoi compiere in noi questo miracolo e richiediamo l'unione dei cuori, la pace delle coscienze, il trionfo dell'amore. Non guardare, Signore, i nostri peccati, che sono molti, ma guarda la fede della tua Chiesa e dona alla tua Chiesa e a tutte le porzioni della tua Chiesa la pace, l'unità, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci nella sincerità del cuore un gesto di amore fraterno. Leggiamo una parola. Siamo incappati nelle acque amare, camminando nel deserto di Surro,
però le acque amare sono state rese dolci dal legno che il Signore ci ha dato e che abbiamo immerso nelle acque amare che sono diventate potabili e sono state così mezzo di Dio per la guarigione di tante malattie. Il testo è tratto dall'Esodo, capitolo 15, versetti 22-26. Mosè fece levare l'accampamento di Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, perché erano amare. Per questo erano state chiamate Mara. Allora il Signore mormorò, cioè il popolo mormorò contro Mosè. Che cosa berremo? Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto. In quel luogo lo mise alla prova. Disse: se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le tue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Signore, noi siamo incappati nelle acque amare, però le acque sono diventate dolci col legno della croce, e il legno della croce, rendendoci potabili le acque, hanno avuto anche la facoltà di guarirci da tutte le malattie contratte in Egitto. Signore, nella tua croce e bevendo l'acqua che sgorga dal tuo costato, che noi possiamo guarire da tutte le nostre malattie. Fa, o Signore, che una volta guariti, noi proseguiamo il viaggio verso Elim, dove ci sono 70 palme e 12 sorgenti di acqua. Tutto questo sarà detto e sarà letto prossimamente nel libro che verrà edito in questi giorni. Chiediamo intanto al Signore di bere tutto, di bere tutti alle acque addolcite dal legno della croce e di ritrovarci tutti dopo questo periodo sotto le 70 palme di Elim a bere alle 12 sorgenti delle acque che sgorgono dalle sorgenti. Signore, ci ha inviato altri testi, non leggeremo tutti. C'è un testo di Baruch, capitolo 4, dove il Signore ci dice che vi ha inflitto con tanti mali, saprà liberarvi dal potere dei vostri nemici. Ecco, il Signore ci dice che Egli ci ha afflitto e Medei ci guarirà. E un altro testo capitolo 13
di Romani ci dice: questo voi farete, consapevole del momento, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina, più di quanto diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, non tra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestiamoci tutti del Signore Gesù Cristo e non seguiamo più la carne nei suoi desideri. Grazie Signore di questa esortazione che tu ci fai. Vogliamo camminare nella tua luce. Vogliamo amarci tra di noi. Vogliamo camminare nella tua via, che è la via della salvezza. Signore, noi attendiamo tutto da te, nulla attendiamo dagli uomini. È per questo che le nostre mani sono protese verso di te, perché soltanto da te ci verrà la luce, la forza, la vita. Amen. Preghiamo. La partecipazione al tuo sacramento, Signore, ci comunichi il tuo spirito di santità e ci rafforzi nell'adesione al Vangelo che San Luca ha trasmesso alla tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ecco, adesso sarà il Signore stesso a passare in mezzo a noi e poi a darci la sua benedizione.